Siamo con Gennaro Scognamiglio, presidente dell'UNCI. Parliamo di pesca e agricoltura. Strano, ma l'abbinazione parola pesca e agricoltura quasi quasi mari e monti. In realtà la pesca e agricoltura è un'altra cosa. Allora, la pesca e agricoltura sono il presidente nazionale dell'UNCI agroalimentare, Dipartimento Pesca e Dipartimento Agricoltura. Perché abbiamo messo insieme i due dipartimenti? Perché la piccola pesca e l'agricoltura hanno molte affinità tra di loro. Sin dai tempi antichi il pescatore era anche un agricoltore oppure aveva una famiglia che viveva lontano dal mare. Perché c'erano i pirati una volta, tanto tempo fa. Poi si è avuto le comunità solo costiere e le comunità dell'agricoltura, ma le affinità legislative tra la piccola pesca e l'agricoltore nascono dal decreto legislativo 154, dove il pescatore è assimilato all'agricoltore, perché nel nostro codice civile non esiste l'impresa di pesca, come non esiste l'impresa agricola. Quindi è una definizione per comparazione, per cui noi definiamo comparativamente il pescatore è uguale all'agricoltore, ecco perché agricoltura e pesca. Ma il convegno di oggi, che poi è mirato a quello che è il sistema della cosiddetta piccola pesca, ha un'apertura a 360 gradi su questo comparto, perché la piccola pesca rappresenta l'80% della pesca in Italia, sono piccole barche con sistemi passivi, cosiddetti passivi, perché sono attrezzi che calate a mare aspettano il pesce, non lo rincorrono né lo circuiscono, quindi il pesce autonomamente ci entra, quindi il pescatore della piccola pesca è bravo, ma è bravo se la fortuna è Dio e la e tutto il resto vuole che lui possa catturare un pesce. Questo pescatore fa parte della tradizione culturale del nostro paese, la prima tipologia di pesca veniva fatta con gli arpioni, oggi abbiamo oltre che l'arpione la rete da posta e le nasse, che sono dei sistemi passivi. Questi piccoli pescatori riuniti in cooperative possono avvantaggiarsi di determinate opportunità e possono avere anche attraverso i programmi FEAMP opportunità di ricambio dei mestieri di pesca e ricambi delle stesse attrezzature di bordo. Essere insieme significa fare massa critica, avere un'opportunità di risposta sia sul territorio come economia, sia sul territorio come impatto socio-economico. Quindi diciamo che ben vengano questi convegni dove si parla di questa piccola pesca e possono portare dentro un risultato, un'esperienza in più, e sono la nostra cultura, la nostra tradizione, i nostri rumori e i nostri sapori.